Bentornati amici radioascoltatori sulle frequenze di Radio News 24 On Air in compagnia di Malva e Francesco di Incanto e Musica Spettacoli, una realtà dedicata alla cultura, al teatro, alla divulgazione dell'arte. Ciao Francesco, bentornato. Ciao, buon Natale ancora. Grazie anche a te, buone feste. Allora, ecco, cosa ci racconterai oggi? Ma oggi vi volevo così fare assaggiare, assaporare qualcosa che riguarda un personaggio che tutti amiamo molto, una vecchietta un po' bruttarella che gira verso il 6 di gennaio a portare doni. Siccome ci sono, è un personaggio molto amato, ma anche un po' così fa un po' di paura, perché so, tanto bella non è. E ci sono molte storie che girano su questa signora, e allora ce n'è una in particolare che a me è piaciuta molto e vorrei condividerla con voi. Siamo tutte orecchie. Allora parto. Si racconta che molti secoli fa, in un paesino sperduto dell'Oriente, vivesse una povera vecchia. La sua casa era al limitare di un fitto bosco, dove di notte i lupi correvano a branchi e strani occhi tondi scrutavano gli sventurati che lì si erano appannati. Nessuno osava avvicinarsi a lei, perché il suo aspetto era sgradevole, tanto da scoraggiare ogni approccio. Addirittura alcuni dicevano che lei fosse una strega e che l'unica sua compagnia fosse quella schiera di animali feroci che lei stessa aizzava contro le persone. Ma la realtà era molto diversa, perché Befana, così infatti si chiamava la vecchia, non era una donna cattiva, anzi viveva una vita molto triste e solitaria, perché le era morto il marito. Loro non avevano avuto figli, ma poiché erano mastri giocattolai, la loro casa era sempre piena delle risate dei bambini. Loro sapevano fare delle cose bellissime, dei giocattoli di legno, delle trottole colorate, sapevano cucire anche pupazzi di stoffa di mille forme e di mille colori e sapevano anche ricamare vestiti raffinati per le bambole. E nonostante la loro bruttezza, perché anche il marito, bisogna dire, era molto brutto, erano avvolti dall'affetto di tutti i bambini del paese, perché tutti sapevano che questa coppia era molto buona e costruiva con grande amore questi giocattoli da regalare ai bambini. Bene, ottimo Francesco, è un inizio molto molto interessante. Allora, vuol dire che ci vediamo alla prossima puntata? Perfetto, vi aspetto per continuare a scoprire che cosa questa strabiliante storia ci può ancora dare, va bene?